c'era una canzone rap dei Run DMC. Ho sentito questa canzone e ho detto wow, loro non cantano, loro parlano, è diverso, loro parlano sulla musica. E il primo pensiero che ho avuto è stato: questa cosa qui la posso fare anche io, perché non mi serve niente, devo solamente avere qualcosa da raccontare, una penna, un foglio e un ritmo, che si può fare anche con le mani su un tavolo. Quindi è una musica molto povera, ma è una musica rivoluzionaria, perché ha dato la possibilità a tante persone di dire quello che pensano, come ho detto nel video. Quindi oggi io vi spiegherò come scrivere una canzone rap in lingua italiana. Ci divertiremo, sarà un momento divertente, perché questo è lo scopo di tutto, divertirci mentre stiamo studiando. Quindi io inizierei subito scrivendo delle rime. Vi spiego come si scrive una rima in italiano, in modo molto molto facile, con un gioco. Allora, avete tutti quanti i miei testi? Avete tutti i miei testi? Ok. Allora, la mia pelle è del colore della terra. Si vede? Si vede la rima? Poco. Purtroppo che magari... Allora, la mia pelle, my skin, è del colore, color, della terra. Terra is earth. Terra. La mia pelle è del colore della terra. Allora io chiedo a uno di voi nella classe di trovare una parola che può far rima con terra. Qualcuno? Perché me l'ha chiesto Clarissa di farlo e io lo devo fare. No, scherzo. Allora, la mia canzone fa così. La mia pelle del colore della terra, cambia quando è sotto il sole, come inchiostro su un'agenda, quando scrivo queste frasi, come terapia, un uomo che si sente libero scrivendo una poesia, quando incrocio le mie mani, lo faccio per pregare, il mio pensiero va alle vite in bilico, là in alto mare, e se sono qua io ringrazio mio padre, che ha lasciato tutto e ha trovato il coraggio di scappare. Io figlio delle ambizioni della vita, scrivo su questa panchina, sogno Ibiza e Costa Rica e non guardo più la TV, non credo a ogni giornale. Da quando leggo questi libri ho iniziato a pensare, vado in giro con la faccia di chi non ha più paura. Sono un uomo a tutto il mondo, chiuso in queste quattro mura. Sogno l'Africa, l'America, l'Australia, sogno di essere un gabbiano in volo, parte di quest'aria. Altrimenti l'inganno è che noi troviamo solamente parole che sono scritte nello stesso modo: guerra, terra, birra, ok, finish. Invece se io penso al suono, agenda, tenda, si può usare, guerra, tenda, va bene, agenda, guerra, va bene. Questo è per dirvi che quando si scrivono le rime bisogna conoscere tante parole. Più parole si conoscono e più si ha la possibilità di costruire le frasi. Io quando ero piccolo non andavo molto a scuola, non mi piaceva studiare e conoscevo poche parole. Quando ho iniziato a fare il rap mi sono reso conto che altri rapper che avevano studiato di più anche a scuola la lingua italiana scrivevano delle canzoni più complesse, usavano dei vocaboli che io non conoscevo e mi sono messo a studiare da solo, senza andare a scuola, per conoscere meglio la lingua italiana e usare tante parole. Quindi questo è anche un invito, perché se si vogliono costruire delle canzoni, leggere i libri può aiutarci, perché quando leggiamo immagazziniamo nel nostro cervello delle nuove parole e dei nuovi vocaboli che poi andremo ad usare. Quindi il mio invito per voi oggi è di costruire una canzone rap.
in italiano. Ci siete? No, così. Ci siete? Ci siamo! Ok, va bene. Allora, possiamo fare, io vi propongo una cosa. Possiamo o fare singolarmente, ognuno scrive una canzone, o se preferite potete anche fare un gruppo di lavoro e scrivere una canzone insieme. Vi dico una cosa, se non vi viene un'idea su cosa scrivere, potete fare una cosa molto semplice che è presentarvi. Io non vi conosco e potete presentarvi, raccontarmi chi siete, cosa fate, cosa vi piace fare nella vita, oppure il tema è libero, ognuno di voi può parlare di quello che vuole. Io sono qui e passerò tra i tavoli ad aiutarvi per scrivere, anche Clarissa che insomma, è esperta di rap italiano. Certo, tutti i giorni, faccio rime. E quindi, se ci siamo, siete pronti? Siete pronti? Sì, siamo pronti. Ok, allora mettiamo un sottofondo musicato. Sì. Allora, per favore, al mio tre, silenzio, per favore. Uno, due, tre. Shh. Quando siamo arrivati alla lezione, abbiamo visto il professore con molto ragione. Viene da Napoli, l'origine della pizza margherita, ma adesso sta negli Stati Uniti per avere un'altra vita. Ha la statura di 170 centimetri, ha un cervello più grande di tutti. Stiamo parlando del nostro professore Iannotta. Senza di lui la classe sarebbe morta. Oh! I nostri cervelli pieni di conoscenza, adesso torniamo a casa con la stanchezza. Fategli un applauso! Bravi, bravi. Bravi, andiamo. Lo leggo io. Certo, vieni qui a leggere la tua. Come ti chiami? Fate un applauso a Isabella! Al mio tre silenzio, uno, due, tre. La nostra si chiama In giro per il mondo. In giro per il mondo vi portiamo allora, ma forse in fondo rimaniamo qua ancora. Mi chiamo Marzia e sono brasiliana. Saudagi, parola triste che si sente quando si sente la terra lontana. Mi chiamo Isabella e io sono messicana, ma sono nata sulla terra americana. Se me vogliono qui o me vogliono là, chissà dove il destino mi porterà. Mi chiamo Dominique e gioco con il fuoco. Salvare le persone sarà il mio voto. L'unica fiamma è nel mio cuore per proteggere a tutti dal dolore.